questa ricerca è stata per me prima di tutto una grande lezione, lezione di vita che mi ha insegnato tante cose riguardo me stesso, riguardo l'uomo, riguardo un po' a tutto quello che ci circonda, no? Il mondo nel quale viviamo. Una persona che si occupa di queste cose le sente da sempre dentro, poi arriva quella scintilla, quella frase o quel discorso che ti apre una strada, e ti apre una strada dentro la tua mente. E questo è successo quando io ascoltai una conferenza di Corrado Mananga, che ritengo essere pioniere di questa ricerca, nonostante che ci siano prima di lui tante altre persone, tanti altri ricercatori più o meno bravi che hanno affrontato questo problema. Quando ti rendi conto di questa cosa qui, dentro di te non hai scelta. Non puoi dire no, io adesso non faccio nulla, perché significa che non hai capito quello che ti sta succedendo dentro e quello che stai ascoltando. Quindi questa ricerca è stato un percorso obbligato che io ho dovuto fare contemporaneamente al mio lavoro, che mi impegna tantissimo. Quindi la verifica di quello che Mananga allora asseriva, cioè il fatto che ci fossero alieni che in qualche modo rapivano, interferivano con l'essere umano per attingere, per recuperare un'energia che loro non hanno, che è un'energia cosmica, un'energia divina, era una cosa da grandissima da affrontare, da verificare. Quindi mi sono affacciato a questa ricerca, naturalmente, come tutti all'inizio, studiando approfonditamente le cose di Mananga e poi dopo affrontando una serie di un percorso formativo legato all'ipnosi, legato alla PNL, legato alla psicologia. In particolare, elemento importante sul quale probabilmente torneremo nel corso di questo incontro, è lo psicodramma di Moreno, perché lì c'è tutto. Mi ha consentito di verificare e quindi di rafforzare le mie convinzioni che già, ripeto, penso moltissime persone hanno già dentro. Ma serve un percorso autonomo. Questo è un elemento importantissimo e io l'ho dovuto fare. Io credo che questa ricerca non debba avere personalizzazione. Credo che questa ricerca, il cuore di questa ricerca, sia in quello che noi comunichiamo, in quello che noi mostriamo alle persone. Naturalmente le persone che hanno avuto modo di lavorare con me, mi conoscono personalmente, sanno dove abito, sanno cosa faccio, sanno chi sono, conoscono la mia faccia, ma credo che a livello pubblico sia importante dare questo messaggio. Non c'è una personalizzazione, non ci deve essere un interesse minimamente personale, perché tutto ciò che è legato alla persona è legato all'ego, e l'ego è una brutta bestia, è una bruttissima bestia. Noi non abbiamo mai preteso di essere creduti al 100%, abbiamo preteso la libertà di analizzare, di comunicare quello che noi in qualche modo abbiamo messo alla luce, posto sotto un riflettore. Non è una cosa che abbiamo scoperto, perché il fatto che gli alieni rapiscano esseri umani non è una novità italiana. Anche il singolo aspetto legato alle adduzioni, cioè al rapimento alieno in sé, se non va incastrato, incasellato, collegato con tutta un'altra serie di elementi che ci sono, che sono legati all'ufologia, alla presenza aliena qui sulla Terra, di per sé non ha un senso. Il dogma non richiede prove in nessun modo. Qualcuno potrebbe dire: ma neanche voi le avete le prove. Ecco, su questo potremo discutere, cioè dal nostro punto di vista le prove ci sono. Come? Quando gli ufologi, in generale, chi si occupava di queste cose, diceva: sì, adesso però
abbiamo bisogno di dichiarazioni ufficiali, non ben precisate, per la presenza aliena sulla Terra, per dimostrare, perché la gente abbia coscienza, prenda coscienza di questa cosa, perché la gente assuma come vera questa informazione, abbiamo bisogno di dichiarazioni ufficiali. Le dichiarazioni ufficiali sono state da parte di ex ministri della difesa, da parte di ministri canadesi, da parte di ministri, personalità importanti, giapponesi. Non stiamo a entrare nel dettaglio di queste cose, ma perché anche qui è necessario che le persone si rendano conto e magari con questo spunto vadano a cercare, no? Certe cose per loro conto. Le prove sono prove di natura fisica, sono testimonianze, sono documenti fotografici, documenti filmati. Per quanto riguarda le testimonianze, noi abbiamo nel nostro carnet un rapporto, io definisco così, un rapporto con centinaia di persone. Centinaia di persone con le quali abbiamo lavorato strettamente, Malanga in primis e poi i collaboratori che hanno lavorato con lui questi anni, quelli che lavorano con lui attualmente. Quindi diciamo questo database è in continuo aggiornamento, si aggiungono continuamente nuove persone. Quindi questo è sicuramente l'elemento più importante. Perché? Perché noi abbiamo, credo, un campione significativo di persone che sono venute da noi dicendo che si rivedevano un po' in certi racconti che avevano ascoltato, che avevano letto qua e là, che avevano sentito dall'amico che gli aveva suggerito di andare a sentire o di contattare il tal ricercatore, e venivano con pochi scampoli di informazioni, quelli che generalmente hanno addotto: flash, ricordi, sensazioni, cose di questo tipo, più o meno vivide. Non tutti hanno lo stesso approccio, non tutti vivono nello stesso modo il problema d'adduzione, anche se ci sono certi elementi che sono comuni a tutti. Non soltanto persone che vivevano sul nostro territorio, che certo parlavano la lingua italiana, ma che magari vivono da tanti anni negli Stati Uniti, vivono da tanti anni nel Sud America, vivono da tanti anni in paesi dell'est, le stesse identiche cose, gli stessi identici dettagli, pur essendo di estrazione completamente diversa, sesso diverso, vivevano in diverse città d'Italia, come ripeto, non solo in Italia, culture completamente diverse: c'è chi faceva la casalinga, c'è chi fa la professoressa di musica, c'è chi è disoccupato, c'è chi è un elettricista, c'è chi è un montatore di finestre. Le persone più, c'è chi è un dentista, c'è chi è un professore, c'è chi è un avvocato, c'è chi è un poliziotto, politici locali. Quando ti ritrovi con tutta una serie di dati, di testimonianze che sono del tutto simili fra loro, fra persone che non si conoscono, e l'abbiamo dimostrato facendo ascoltare i nostri audio, delle nostre ipnosi in una trasmissione radiofonica, e penso che le rifaremo riascoltare ben presto. Beh, questo forse non è una prova, come dire, di quelle scientifiche quando si parla di scienza stretta. Perché uno potrebbe dire: ma voi li influenzate, questi soggetti? Hanno cominciato a dire che i suggerimenti, le influenze, le suggestioni venivano date prima, in un qualche modo, durante il colloquio preliminare, durante le telefonate per mettersi d'accordo, eccetera, eccetera. Cosa del tutto ridicola. Poi ci fu Jacobs, e Jacobs è uno storico, è un professore di storia. Cosa può fare il professore di storia? Prendere Hopkins, cioè le studi che aveva già condotto lui, lavorarci su, perché questa è la base minima di partenza, ipnosi,
E cosa ha scoperto, cosa ha visto in queste cose Jacobs? Ha visto che c'era in atto un'invasione aliena, che loro stavano creando degli ibridi da diffondere in tutto il mondo, da confondere col resto della popolazione e invadere il pianeta, quando questa è appunto un'ipotesi che solo uno storico può fare, che è abituato a vedere, a leggere i libri di storia, battaglie per la conquista di questo, quell'altro popolo, soprusi su quell'altro, insomma, dittature, democrazie che si formano, che proprio vengono conquistate, insomma, questa è la nostra storia, la storia dell'umanità. E allora, Jacobs ha fatto questo, anche con gli alieni, ci vogliono invadere, non capendo qual era il problema centrale. Poi arrivò Mac, il grande John Mac, perché lui è uno psicologo, e beh, docente di psichiatria all'Università di Harvard, quindi una persona che va in verticale, che può capire che il problema è dentro, è nel profondo. E Mac ha fatto un pochino vacillare quelli che, diciamo, ha cominciato a far preoccupare quelli che in realtà, appunto, hanno il potere sulla Terra, quelli che poi rispondono agli esseri umani, che poi rispondono agli alieni e che devono obbedire assolutamente a le istruzioni aliene, e gli ha fatti un pochino preoccupare, perché lui era titolato, era una persona che avrebbe potuto centrare il problema, magari non subito, americano, già ha una, il fatto che uno è americano, tante possibilità, pro e contro, però diciamo che ha questa predisposizione molto, forse ad affrontare i problemi in modo poco umanistico e molto tecnico. E John Mack scoprì che questa realtà c'era, tant'è che inizialmente lui studiò il fenomeno perché i pazienti andavano da lui e raccontavano queste cose, e lui disse: io non le posso ignorare, non posso, non ritengo, da studioso, da esperto della materia, esperto di psicanalisi, psichiatria, non posso ritenere queste testimonianze frutto di una semplice malattia mentale, di un disturbo mentale. Non può essere così, non può. Centinaia di persone, migliaia, che si rivolgevano a lui, che gli scrivevano, dicevano: guarda che io ho le stesse robe di quello là, tutte le sere ho la stessa situazione, stessi orari, stesse modalità. E lui, ipnosi, lui ha cominciato a capire che il problema era reale, molto reale, tant'è che fece una dichiarazione specifica, precisa: questa roba qui è reale. Fu sottoposto a indagine all'interno dell'università, a una specie di, insomma, di inquisizione, non riscontrarono nulla, perché, e fu la prima volta nella storia di Harvard che qualcuno mise in discussione l'operato di un professore, perché lì assolutamente la libertà di ricerca è sacra, negli Stati Uniti, un po' meno qui, ma va bene, e finì in un nulla di fatto, e le sue metodologie furono verificate, e nulla si poteva mettere in discussione. Quindi perché questa storia? Perché questo cenno? Perché quando ci sono state delle prove, quando qualcuno ha tentato di lavorare per far emergere questo problema, per analizzarlo, per capirci qualcosa, è sempre finito in un vicolo cieco. E poi Malanga, poi arrivò Malanga. E Malanga è un chimico, questa è la chiave di volta. Malanga è un chimico. E il chimico cosa fa? Il chimico prende una molecola, ne prende un'altra, le mette insieme e vede la reazione, osserva la reazione.
chi meglio di lui, con la volontà di andare giù in verticale, che poi è quello che ha fatto, perché ha capito, ha intuito che lì era il problema, lì era la chiave. Ha prodotto delle reazioni, queste sono le prove. I riscontri che noi abbiamo, sollecitando, cercando di andare a tirare fuori quello con le opportune tecniche, quello che queste persone avevano dentro, e metterli a confronto. Quando ascoltiamo i racconti degli addotti in stato alterato di coscienza, io sono quasi annoiato da sentire le solite descrizioni, solite modalità di rapimento, i soliti alieni, le solite personalità, le solite operazioni sugli addotti. Poi, per carità, sentire una ragazza che ti racconta di essere appoggiata, di essere presa con le solite modalità, di passare attraverso il soffitto, di finire dentro un UFO, dentro una sala grande oppure sottoterra da qualche parte, sempre su questo tavolo operatorio, fatto sempre nello stesso modo, con questo piede, unico piede che sostiene il tavolo, fatto a così, tipo vaso. A sentire questa ragazza che ti racconta questa cosa con degli esseri orribili intorno, che introducono cose strane o tirano via delle cose strane attraverso l'utero, attraverso la vagina, o fanno altre cose negli occhi, nelle orecchie. Beh, questo tocca sempre. Mettiamoci che le persone che vedono queste cose, che sono centinaia di migliaia, ma questo è un numero ridicolo, perché appunto sorrido mentre lo dico, perché se ognuno di noi cominciasse a interrogare il suo vicino, qualche amico, scoprirebbe che almeno il 50% delle persone hanno una volta nella vita hanno visto qualcosa nel cielo strano, non riconducibile a un aereo, non riconducibile a qualcosa, ma chiaramente riconducibile a qualcosa di strano. Non so, se uno ti dice che vede una sfera arancione, grande come la luna, che passa velocemente attraverso gli aerei, poi si alza in verticale, ok, possiamo pensare che sia, non lo so, me lo dicano gli esperti di palloni sonda o di aerei sperimentali di non so quale tipo, e oggi con telefonini, con videocamere sempre alla portata di mano, e poi in passato con le cineprese eccetera, abbiamo una valanga di documenti video fotografici, e lì prego rivolgersi al CUN, che loro sono bravissimi in questa cosa, ognuno il suo mestiere, che il CUN si occupi di queste robe qui. Volete le prove video, volete le foto, volete, che ne so, la relazione di un atterraggio alieno in un campo, volete vedere che cosa sta, quali crop circle sono comparsi, senza per questo ricondurli necessariamente all'alieno, no? I crop circle, perché non vorrei aprire un argomento piuttosto complesso e abbastanza vasto. Quindi abbiamo prove testimoniali, abbiamo prove fisiche, abbiamo prove fotografiche, video, non lo so, abbiamo dichiarazioni di politici, ufficiali, militari, chi più ne ha più ne metta. A me personalmente non interessa, se qualcuno si vuole documentare su questa roba, ci sono i centri ufologici.